stiamo celebrando gli imprenditori e le eccellenze dei nostri paesi, delle province di Venezia, di Vicenza, di Padova, di Rovigo, e sono qua con il signor Grande Loredano. Ci vuol descrivere più o meno che tipo di azienda lei? Beh, noi abbiamo un'azienda che produciamo dolci surgelati che sono dedicati per catena food service, cioè hotel e ristoranti, e un 30% produciamo anche per la retail, private label, in Italia, un 20% dalla Cina, gli Stati Uniti e il Nord Europa. E siamo partiti insomma oltre 40 anni fa da una piccola pasticceria, pian piano siamo arrivati a dei bei, siamo contenti, ecco. Sicuramente non è stato facile, perché sforzi, avere anche una visione di come andava il mondo, come avanzavano le nuove tipi di sicurezza del food con le certificazioni IF, BRC, e abbiamo visto un po' che veniva avanti anche il discorso del senza glutine, no, abbiamo aperto una porta anche là dove produciamo dei prodotti per chi ha l'intolleranza. Diciamo, queste certificazioni volontarie sono un brand dove i grandi partner, i grandi distributori dedicano molta attenzione. Ecco, noi approfittiamo sempre quando troviamo personaggi come lei per chiedere innanzitutto il polso della situazione, come va l'Italia in questo momento, fare impresa quanto è difficile, però ne approfitto anche per chiederle c'è lo stesso entusiasmo nelle nuove generazioni che avevamo noi, visto che più o meno siamo che avevamo noi, nel senso che molto pirati, magari forse su certe cose impreparati, però paura di nulla. No, ha fatto un po' la fotografia della nostra storia, perché siamo due soci da dipendenti un po' nel 77, poi nel 78 ha aperto il primo negozio, e c'era un po' un senso quasi di spregiudicatezza in quegli anni di volere provare, fare, e quei momenti, quegli anni te lo permetteva anche, perché c'era un po'... Non c'erano queste restrizioni degli stakeholder dove devi rispettare certe normative, è giusto, perché parliamo della salute delle persone, insomma. Adesso un po' meno, però vedo anche una nuova generazione molto preparata, molto già, sì, vedo che c'è questa visione, poi sono molto supportati dalle tecnologie dove sanno il mondo come sta andando, cosa vuole il cliente finale, cioè quel digitale ha portato anche a una enciclopedia aperta in ogni secondo, sì, che loro che sono molto più pratici, hanno molta più confidenza di noi, riescono a darci anche certi consigli, perché noi abbiamo i due figli maggiori che sono già in azienda da qualche anno, e appunto le migliorie, la robotizzazione, tutti quei passaggi là vedono che non è da sottovalutare, e noi li ascoltiamo perché è giusto. Però da partire, fare oggi, devi stare attento a non fare errori, perché poi diciamo anche il sistema bancario non aiuta, perché una volta era diverso. Era un po' più elastico, il direttore aveva una valenza importante, adesso non sì. Esiste. No, adesso solo numeri e basta, o sei capace di restituire il denaro, altrimenti hai le porte sbarrate. Peccato, perché ci sono tanti bravi giovani imprenditori che meriterebbero un po' di fiducia, un 30% di quella che abbiamo avuto noi 40 anni fa, che purtroppo viene a mancare. La ringrazio, è stato un piacere. Il piacere mio. Sono scorse le immagini della sua azienda, e complimenti ancora per voi capitani di industria. È un bel territorio, Cavardi, sono realtà come Turati, gente che produce linee che vanno in tutto il mondo, insomma sempre per la filiera agroalimentare, sono fiori all'occhiello del nostro territorio che ci fanno onore in tutto il mondo. Grazie ancora. Piacere. Grazie.